uno dei presupposti su cui si fonda la piattaforma che abbiamo fondato quest'anno, che si chiama Everything is Connected, parte dall'analisi dei problemi della comunicazione dei cambiamenti climatici fino ad oggi. Abbiamo fatto tante ricerche, faccio parte anche di un gruppo di lavoro per un symposium che si chiama Visualizing Climate Change con l'Università di Londra, UWL, e Climate Visuals e Seven Foundation, e abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo capito che ci sono tanti problemi. Diciamo che la comunicazione dei cambiamenti climatici ad oggi ha fallito. Se voi fate una ricerca sui principali giornali mondiali e digitate cambiamenti climatici, le immagini che escono sono gli incendi in Australia, allagamenti in India, alluvioni e siccità in Africa, sono sempre scioglimento dei ghiacciai, sono sempre eventi che pare che non ci riguardino, sono lontani emotivamente, culturalmente, fisicamente, e quindi questo è uno dei principali problemi. Quando parli alle persone dei cambiamenti climatici è un tema vago, è un tema astratto, anche se noi diciamo gli accordi di Parigi, la maggior parte delle persone non sa di che cosa si tratta. Quindi quello che manca, e il motivo per cui nasce la piattaforma Everything is Connected, è proprio questa idea di connessione. Cioè non ci dicono, ci raccontano che c'è inquinamento della plastica, le microplastiche ormai sono anche nella placenta umana, ma non ci dicono e quindi qual è il problema per me, in che modo sono connesse queste cose alla mia vita, in che modo cambiando i miei comportamenti, cambiando quello che faccio, i miei acquisti, chi voto può avere un effetto su quello che succede dall'altra parte del mondo, ma anche molto vicino, perché ormai gli effetti dei cambiamenti climatici non sono più così lontani da noi, ormai avvengono anche nelle nostre latitudini. Vediamo quello che è successo in Germania quest'estate, per esempio.